ogni chiuso in me stesso. Il tempo vola quando mi annietto. Ciao raga, siamo qua dopo il Polaroid Fest e siamo qui con l'organizzatore Nick. Ciao, ciao a tutti. Bella. Non sarà mai facile star con uno come me. Mi gira la testa e tu non sai che effetto fa. Quelli come te non sanno com'è sentirsi dare del fallito. Quelli come me non vanno alla festa, deve essersi perso l'invito. Chiedo un riassuntino dell'evento, com'è andata secondo te? Stiamo un attimino facendo mente locale anche con i ragazzi di Polaresco. Direi che come prima risposta è andata parecchio bene. Ovviamente ci sono margini di crescita, c'è la voglia insomma di migliorare, di far sì che le prossime edizioni siano ancora meglio. Il Polaroid Fest ha spaccato il culo, bellissimo, è stato merito suo. MVP vero lui, MVP vero. 2024 Polaroid Fest, seconda edizione, total, super edizione. A mille. Bella. Shout out Well Pop Punk. Non ti ho mai visto piangere, dici di essere forte, ma poi ti nascondi sempre. Specchi di carta intorno a me, la mia anima affonda, ma non me ne accorgo mai. Non mi hai mai visto piangere, dico di essere forte, ma poi mi nascondo sempre. Non sarà mai facile star con uno come me. Come è nato questo festival? Polaroid Fest nasce col desiderio di concretizzare un sogno che mi porto da praticamente l'adolescenza, fin da quando sono ragazzino, quando ho 16 anni che vado ai concerti. Ho sempre sognato di dare vita a un festival tutto mio nella mia città, Bergamo, e come ho avuto appunto l'occasione con i ragazzi Polaresco di dare vita a tutto questo, okay, ci siamo avviati per far sì che comunque la proposta sia stata creata in modo tale che la giornata sia stata apprezzata da un po' tutti. Alla fine abbiamo cercato di far contenti un po' tutti, i ragazzi del fingerboard, i skater, chi veniva apposta bella per la musica, shout out per loro, grandissimi. Si sta già pensando alla prossima, chiaro, perché chiaro. Non ci fermiamo mai. La stagione prossima si parte a chiodo. Dai. Cosa pensi di raggiungere nel futuro? Cosa ti piacerebbe fare? Chi ti piacerebbe chiamare? Questa è una gran domanda. Beh, io ho il mio format che sto portando avanti da un annetto, questa parte che è Never Cursed. Ho già fatto un paio di serate, più di un paio di la verità. Ho portato anche band local e non anche fuori provincia, fuori regione. Sicuramente ho avuto supporto anche di tante realtà della zona e non. Primi tra tutti penso anche solo a Macca di sì, Rocky Riot, che mi ha spinto. Bella Macca. Grandissimo. I ragazzi di Tutto il Nostro Sangue, Pezze Vale, i ragazzi di Till Death, okay, Do You Care, Cross Show, Paria Posers e tanti altri che per fortuna tengono viva comunque la voglia di fare musica e portare comunque belle band e sempre con la presa bene, con lo bello spirito.
just wanna say, even if it's a man, I'm trying. Start to believe in nothing. I just wanna say I'm sorry. Have you asked yourself, is it the right place? I have not been sober since I stopped feeling safe. Well, lose control. Faccio la domanda bastarda. Aia. No. Ovvero, qual è stata la parte più difficile di organizzare questa, diciamo, questa giornata, ma che allo stesso tempo ti ha dato tanta tanta soddisfazione? Questo evento è stato caratterizzato da più realtà che hanno, ho cercato di matchare il più possibile tra loro. Se devo dirne una tra tante, sicuramente il fatto di portare band da varie parti d'Italia, proporre volutamente comunque una proposta, diciamo, che venisse da fuori Bergamo, nonostante veramente abbiamo un sacco di band, sì, validissime, sì, shout out a tutti, veramente, mega cuore a tutti, però come ho pensato comunque al festival, ho detto ok, facciamo le cose in grande, a Bergamo non ci manca niente, quindi è l'ora di portarla un po' sulla mappa. E la soddisfazione più bella è vedere appunto band, anche solo si rispettavano, magari non avevano ancora suonato insieme, e hanno avuto modo di farlo, e io punto sempre a creare connessioni. Il mio intento principale credo che è e sarà sempre quello, creare comunque un qualcosa che poi dopo va al di là della musica. Grazie un sacco. Grazie a voi. Volevo fare un saluto a qualcuno in particolare. Come ho detto prima, a tutti i ragazzi che mi vogliono bene, a tutti i vari collettivi, Till Death, Paria Posers, Do You Care, Cross Show, sono tutti i ragazzi in your face soprattutto. E bacioni a tutti voi.